La giornata internazionale delle città per la vita, città contro la pena di morte, è la più grande mobilitazione contemporanea planetaria che chiede di rinunciare definitivamente alla pena capitale. Si svolge in contemporanea in 1400 città, 88 capitali e oltre 60 paesi del mondo, dove vengono organizzati convegni e manifestazioni sul tema della pena di morte. Anche la città di Cuneo aderisce al progetto e all'Università del Capoluogo di Provincia è stato organizzato un convegno. Con questa giornata vogliamo dare all'interno dell'anno un momento in cui ripensare all'utilizzo della pena di morte, perché noi crediamo che un momento di riflessione sulla pena di morte, sull'utilizzo della pena di morte sia necessario per ridare ogni anno valore a quello che è il concetto di giustizia. La pena di morte in Italia non esiste più, ma non è debellata in tanti altri paesi del mondo. Qual è la situazione? Allora, noi siamo molto contenti dei passi avanti che sono stati fatti dalla campagna. È vero che ancora in una cinquantina di paesi nel mondo la pena di morte viene utilizzata, e la cosa più preoccupante è che viene utilizzata in paesi molto importanti come la Cina e gli Stati Uniti, e in paesi in cui i diritti umani non sono garantiti, come alcuni paesi africani e arabi. Ma negli ultimi anni sono aumentati notevolmente non solo i paesi abolizionisti, ma anche i paesi che, pur mantenendo la pena di morte, non attuano più esecuzioni. Noi siamo convinti che un cambiamento che si sta attuando comunque negli Stati Uniti sarà qualcosa di molto significativo, che potrà avere anche ripercussioni a livello mondiale.